Tutti 100 anni! Per un traguardo così speciale, l'amministrazione di Carpinone ha voluto organizzare qualcosa di altrettanto speciale. Per i 100 anni di Francesco Petta è stata organizzata una festa con tanto di banda musicale che ha coinvolto tutto il paese. Felice per questa testimonianza d'affetto, il festeggiato ha voluto ringraziare tutti per la gioia che gli hanno regalato. Sono molto contento, veramente. Mi hanno onorato proprio al 100%, di tutte maniere, di tutte cose. Due figli, 6 nipoti e 6 pronipoti, Francesco Petta è arrivato al secolo di vita in ottima forma. Tra i suoi segreti un buon bicchiere di vino di tanto in tanto, ma senza esagerare, perché per vivere a lungo occorre soprattutto equilibrio. Pils e bottini, la prima cosa. Eppure, deve mantenere col giusto, sia al mangiare, sia al lavoro, sempre la cosa giusta, mai di più. Dopo la messa celebrata nella chiesa di Santa Maria di Loreto e la consegna di una targa ricordo, il via ai festeggiamenti. In questa occasione il sindaco del paese, Pasquale Sarao, gli ha ceduto la fascia di primo cittadino. Una giornata bellissima, soprattutto per questo nostro anziano, veramente bravo, serio e pieno di vita e di capacità. E io penso che questa giornata va dedicata, Francesco la debba dedicare ogni carpino a tutti gli anziani del Molise che hanno poi costruito questa nostra Repubblica e questo nostro Stato. Oggi è un sindaco onorario e gli è dovuto, anche perché l'anziano va rispettato. Chi non rispetta l'anziano non rispetta la vita. Emozionato e felice anche il nipote del signor Petta, Raffaele Biondi, tra l'altro vice sindaco di Carpinone. Una bella emozione, ma l'emozione più grande che ci dà nonno Francesco è al di là dei 100 anni che ormai quotidianamente sui giornali, nelle TV locali, vediamo festeggiare 100 anni e la bellezza di come è arrivato 100 anni, sia fisicamente che mentalmente. È una persona molto lucida, autosufficiente in tutto e questa è quella, forse la cosa più bella che il Signore gli ha donato.